No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio. È più forte di me, cioè. Però lo devo fare perché lo devo fare, perché me l'avete chiesto, quindi lo devo fare. Allora, ben trovati a tutti sul mio canale. Io sono Emanuele Artibani. Questa è l'ennesima sfida, una delle tante, ce ne sono tantissime. Le sfide. Cioè, è una cosa che mi diverte troppo fare, quella di oggi, chi segue il canale da più tempo, gli iscritti, se non sei iscritto stai in malafede, guardami, guarda, ti devi iscrivere, perché se non sei iscritto e guardi solo i video che ti interessano, sei una brutta persona, che va bene dentro questo canale anche le brutte persone, ma sei una brutta persona. Allora. Se invece sei iscritto sei una bella persona, se poi sei abbonato ti dico, sei proprio un grande, cioè, sei il numero uno. Io già lo so che qualcuno nel vedere il titolo del video darà già una sorta di risultato scontato. Chi conosce il canale sa come nasce, conosce, diciamo, quelli che sono le mie vulnerabilità, le mie sensibilità nei confronti di certe cose, ma oggi la mia promessa è questa. Allora, cercherò di mantenere la calma. No, cioè, ora non è detto che io vi riesca a fare questo, però io cercherò di mantenere la calma e di trattare l'argomento con distacco. Quindi voi scrivete subito, se tanto non lo fate perché vi conosco, qual è il vincitore dal vostro punto di vista di questa sfida. Cioè, voi scrivete secondo me e lo scrivete o nella premiere o nei primi commenti e poi dopo commentate quello che è uscito fuori. So che per molti la sfida non c'è, vale a dire cane da pastore, maremmano, abruzzese, qua dietro, qui, Porello, cioè lui sta qua, non è, contro l'esotico misterioso, non tanto, visto che c'è insomma chi come dire, ne millanta una sorta di proprietà. Stai calmo Emanuele, stai calmo Emanuele, di proprietà intellettuale sulla razza, stai calmo contro l'esotico, faccio fatica a dirlo, pastore dell'Asia centrale. Ora io ora lo so che voi penserete subito male, come è anche giusto che sia, in fin dei conti, però dovrò cercare di essere imparziale. Prima però di essere imparziale sull'argomento, ci sono dei punti che in qualche modo devono essere tenuti in considerazione, in alta considerazione. Allora, ricordiamo che scrivere aborigeno dopo la razza di un cane non legittima a vendere dei cani senza pedigree con la scusa addotta al fatto che questi sarebbero per l'appunto aborigeni. Ricordiamo sempre che per la legge italiana, lo trovate scritto anche sul sito dell'ENCI, è vietato dalla legge proprio, è vietato vendere cani di razza senza pedigree. È vietato anche vendere cani che somigliano ad una determinata razza, chiamandoli con il nome di quella razza, se poi non hanno un pedigree che attesti il fatto che quei cani sono di quella razza. Detto questo,
andiamo a parlare del pastore dell'Asia centrale e il cane da pastore maremmano. Allora, sono due cani completamente diversi ed hanno caratteristiche diverse. Parliamo di cani col pedigree, parliamo di cani veri. È indubbio, lo sapete, io ho un debole per il pastore maremmano, quindi chi mi segue sa che ho proprio una pastore maremmano abruzzese, perché altrimenti gli abruzzesi si arrabbiano. Ho un debole per il pastore maremmano abruzzese e credo che sia in una determinata categoria, vale a dire questa categoria, quella dei, li chiamiamo, noi a Roma li chiamiamo i cagnoni, cioè quelli grossi, no? Quelli che devono fare la cosa. Io credo che sia in assoluto il migliore. Però qui non posso fare un video solo sulle qualità del pastore maremmano, ma cercare di spiegare per quale motivo lo considero superiore al pastore dell'Asia centrale, e da qui potreste già chiudere il video, perché avete già capito che per me, tra pastore dell'Asia centrale e cane da pastore maremmano, io non devo fare hype, non devo tenervi attaccato al canale, devo dirvi quelle che secondo me sono sfide e dove partita proprio non c'è. E che ne so, partiamo dai compiti dal nome pastore. Quindi pastore, chi difende meglio il gregge dai lupi. Non c'è storia, cioè tra il pastore dell'Asia centrale, che molti dicono antilupo, e pastore maremmano, signori, non c'è storia. Non c'è storia per... Intanto partiamo da un assunto che il confrontarsi con un lupo è sempre un'esperienza tragica per un cane che può rivelarsi mortale. Conosciamo un po' tutti più o meno le dinamiche dell'aggressione del lupo. Laddove non le dovesse conoscere chi segue il canale, le spiego brevemente. Il lupo non caccia sempre in piena notte, quella è più una caratteristica della volpe. Diciamo che tendenzialmente c'è un punto in natura che si divide in due momenti della giornata ed è lo stesso. Chi vive la natura sa di cosa parlo. Ed è il cambio tra notte e giorno o eventualmente tra giorno e notte. Cioè c'è un momento dove chi ha la possibilità di vivere la campagna si renderà conto che quando va via il sole e finisce la giornata, e quando invece finisce la notte ed inizia la giornata, c'è un momento che dura qualche minuto nel quale tutto tace, non si sentono gli uccelli, il cinguettio, perché è un momento della giornata per la natura incredibilmente delicato. I predatori, in relazione dell'orario, vanno o a dormire o cominciano a cacciare. Le prede, dal canto loro, possono librarsi nell'aria o sincerarsi dell'essersi nascosti o posati eventualmente su un ramo in un punto che li mette in una zona di ipotetica tranquillità. Ricordiamo che in natura la notte non è come per noi oggi. Per ogni animale una notte all'addiaccio, una notte là fuori, è una notte horror. Ci sarà un animale che lotterà per sopravvivere o eventualmente recuperare le energie, nascosto in silenzio, nella speranza di arrivare al giorno dopo, e dall'altra parte ci sono una montagna di predatori che vanno dal gufo alla volpe, al lupo, insomma, tantissimi animali, che si muovono durante tutta la notte e in determinati momenti, a seconda della specie per l'appunto chiamata in causa,
è che vivono un momento terribile. Cioè, la notte in natura non è in nessun modo come la immaginiamo noi. È un momento feroce. Perché è fondamentale parlare della notte quando si tratta di argomenti come paragonare un pastore dell'Asia centrale con un pastore maremmano abruzzese? Perché se già devo paragonarlo ad un lavoro di pastorizia, quindi partiamo proprio dalla questione pastore, abbiamo capito che i momenti più delicati per un gregge sono l'inizio della notte, quindi all'imbrunire, e alla fine della notte, quindi al sorgere del sole. Poi c'è anche la notte per quanto riguarda le faine, le volpi, ma so che almeno in questi canali l'animale che più richiama l'attenzione quando si parla di certe cose è il lupo. Quindi in un'ipotetica lotta tra lupo e pastore maremmano, che è quello dove tanti vogliono arrivare, perché molti non si chiedono quale funziona meglio, no, si va a chi è più forte tra pastore maremmano abruzzese e lupo, e chi è più forte tra pastore dell'Asia centrale e lupo. È evidente che la risposta la conosciamo tutti. È più forte il lupo sempre. Cioè, non c'è una volta dove il cane è più forte. C'è una c'è un momento nel quale il lupo, nel reddito delle sue energie, stabilisce che è più o meno conveniente aggredire un gregge se c'è un determinato cane o non c'è un determinato cane in difesa di questo gregge. In tal senso, sempre per dare profondità a questo tipo di risposta sul lupo e il maremmano abruzzese e lupo e pastore dell'Asia centrale, basta parlare con un pastore, ma è sempre meglio parlare con più pastori, e vi sapranno rispondere che tutti i cani rispondono in modo energico, no? Cioè, hanno proprio due modi di confrontarsi con il lupo diverso: il lupo in un modo, il cane in un altro. Il lupo tende a mordere, no? Il cane e a sgrullare. Chiedo scusa, il cane tende a mordere e a sgrullare. Il lupo no. Il lupo non ha tempo da perdere. Il lupo ha due modi di attaccare e difendere. Attaccare alla gola, quello che per definizione è lo scannare un animale avversario, affinché trovi una vena che gli permetta poi di rendere inerme l'avversario il prima possibile, quindi l'aggredire dove sa per istinto, per natura, dove andare, e strappa. Nel momento in cui vai a coprire con un grosso collare di cuoio il collo di un animale, in alcuni paesi, anche in Italia, cioè non c'è bisogno di attraversare il mondo, troviamo i collari chiodati o grossi di cuoio, perché nel momento in cui il lupo va a mordere e trova quell'impedimento sul cane da pastore maremmano, e poi il lupo deve fare attenzione, perché una delle prime preoccupazioni del lupo è sopravvivere, e quindi non riportare dei danni che possono poi alla lunga costargli la vita. Senza entrare nel merito di una dorsale più rigida, quella del lupo,
Sappiamo che il cane in una situazione di confronto simile tende a mordere più o meno zampe o dove trova. Il lupo collo o dove trova. In questa logica, il dove trova, più l'avversario è grosso, più è facile mordere. Quindi a me, un pastore dell'Asia centrale, grande come un tavolino, a difendermi da un lupo, non mi serve. Non mi serve, perché più è grosso e più è vulnerabile. Più è determinato, nonostante la sua grandezza, e più sarà efficace. Ma questo è difficile da far capire alle persone, perché un po' c'è la moda esotica, un po' il web è pieno di non contenuti, cioè di cose fatte per vendere i cani come se fosse una televendita, e allora cercano di rifilarti il cane dicendoti questo è veramente, arriviamo a delle cose a volte veramente ridicole, cioè io sono basito da come sia possibile sostenere certe vaccate. Però evidentemente ci sono persone che, vuoi per strumenti culturali, vuoi perché non hanno una particolare passione, vuoi perché non studiano, perché poi alla fine basterebbe studiare e osservare per capire che in un contesto come quello europeo, un pastore dell'Asia centrale, davanti a un pastore maremmano abruzzese, o se vogliamo anche a un più grande pastore dei Pirenei, che è più grande, ma è comunque di dimensioni gestibili, questi due sono sempre vincenti per quanto riguarda il lupo, e quindi la pastorizia nei confronti del pastore dell'Asia centrale, sempre. Cioè non c'è una volta, perché c'è più c'è spazio per far sì che il lupo possa mordere, quindi più ci sono zone di ipotetico contatto quando non trova il collo libero, e quindi più l'avversario è grosso, più può mordere, e se il lupo morde, strappa. Sempre. E se strappa, fa male. Più il cane è, tra virgolette, di dimensioni ridotte proporzionalmente al lupo, e con il collo coperto, più il cane è avvantaggiato. Ora, su questo possono fare dire tutto quello che vogliono. Tutto quello che vogliono. Non è motivo di dibattito. Questo è. Lo dico con grande rispetto di no, quello che cerca di vendere i cani come se fossero pentole, perché per lui non ho alcun tipo di rispetto. Lo dico anche nel rispetto di chi veramente ama il pastore dell'Asia centrale, che è un cane bellissimo, da amare, stupendo, indiscutibilmente stupendo. Tutti i cani grandi sono molto belli, ma devono avere un pedigree che ne giustifichi eventualmente il prezzo, il lavoro dell'allevatore, che sia un lavoro serio, certosino, e non che sia un lavoro di tenerli col pollaio, che gli dai come un pollaio, come fosse un pollaio, tirandogli il pane per sopravvivere. Quella non è un allevamento. E mi dispiace che qualcuno non ci abbia ancora messo le mani in termini di legge, perché i cani andrebbero salvaguardati sempre, anche quando vengono fatti passare per qualcosa di aborigeno, o quando viene fatto passare il messaggio che peggio è meglio. Che peggio è meglio, cioè un conto è dire sì, un cane è un cane, trattiamolo come tale, sì. Un conto è dire un cane è un cane, trattiamolo de merda, questo no. Quindi, pur parlando con grandissimo rispetto di chi ama il pastore dell'Asia centrale, io sfido qualunque pastore, cioè voi prendetemi un pastore, e chiedetegli: tu preferisci un cane da pastore maremmano abruzzese, vero?
o quel canone là. Poi venitemi a dire che fanno i corsi per i lupi. Sì. Invece, per quanto riguarda la... Io ve l'avevo detto, questo era un video che chi non è interessato a questi due cani e ad un approfondimento un po' più specifico può lasciar perdere. Può lasciar perdere, perché io lo capisco. Per quanto riguarda invece la difesa della proprietà, e quindi dire io ho una villa, no? Vorrei un cane o una coppia di cani che difendano la mia villa. Sapete che in nessun modo io riesco, se non a uno che è indiscutibile, che è il gusto personale, quindi se uno mi dice guarda, a mio gusto personale, io preferisco questo a quello, quello è indiscutibile. Quello è indiscutibile. Però io non capisco per quale motivo, cioè lo capisco nel senso che secondo me sono mode, si deve arrivare a dire il falso per giustificare un proprio punto di vista che sarebbe rispettabilissimo pur non dicendo il falso. Cioè, il pastore dell'Asia centrale, ti piace? Nessuno in questo canale, me per primo, ti dirà mai stai sbagliando, cioè i gusti non si discutono. A me piace il bulldog, cioè, a me piace il bulldog, voglio dire la bellezza dell'orrido, sono innamorato del bulldog. Magari chi guarda questi video avrà delle fisse per dei cani che a me non piacciono e altri cani che magari a me piacciono, non piacciono a tante persone, non si discute. Ma altra storia è inventare, cioè delle cose che non hanno niente a che fare con la realtà. I cani da guardiania. Ragazzi, il pastore dell'Asia centrale non è un antifurto. A me dispiace. Ripeto, mi dispiace per i veri amanti. Intanto perché è irrispettoso nei confronti del cane trattarlo come una grata, no? Come un serramento. Mi dispiace trattarlo come un antifurto, non è né un serramento e non è un antifurto, è un essere vivente, nello specifico un cane. Quindi mi dispiace vederlo trattare in questo modo, non lo trovo giusto. E poi c'è un problema di natura pratica. Pastore dell'Asia centrale, per quello che ne sappiamo, di stare dentro a un recinto come tu, come molti altri cani da pastore, non ne vuole sapere niente. Non ce l'ha, è abituato alle steppe, è abituato a... Non ne vuole sapere. Non ce l'ha qua. In nessuna delle sue logiche c'è quella del recinto. Perché dovrebbe avere un'idea di proprietà non transitoria? Non ce l'ha. Mi dispiace, non ce l'ha. È molto più efficace un pastore maremmano abruzzese che nella sua idea di proprietà c'è un'evoluzione della pastorizia, figlia non solo del gregge, ma anche del recinto, che quindi crea una proprietà, un perimetro da difendere. Ma è diverso anche nella sua ipotetica differenza su quello che qualcuno definisce aborigeno, ma non c'è nulla d'aborigeno. Nelle qualità aborigene del pastore maremmano abruzzese c'è un'idea e territoriale legata al movimento del gregge o della famiglia, ma anche alla difesa del recinto. E questo sposta un grande punto, non piccolo, grande punto in favore
del pastore maremmano abruzzese sul pastore dell'Asia centrale, perché il pastore dell'Asia centrale è un cane che quando lo mettete dentro un recinto e lo vedete abbaiare, no? È certo che abbaia, non ci vuole sta. Non ci vuole sta. Sapete quante volte mi è capitato, soprattutto quando ero molto più giovane, di andare a vedere cani che venivano chiamati cani da guardia, no? Purtroppo mi è capitato anche ultimamente. Di questi cani che tu ti avvicinavi alla recinzione, abbaiavano. E molti confondono questo abbaiare con un abbaiare da guardia. Dice: guarda se gli infilo il bastone dentro lo morde, guarda se ci metto la mano lo morde. Sì, è vero. Il problema però è che 9 volte su 10 questa tipologia di cani, una determinata tipologia di cani che soffre, io già vederli chiusi nei box impazzisco, perché per me è un po' come vedere, esagero, un leone chiuso in gabbia. 9 volte su 10, cioè non 2 su 10, se tu gli apri il box, perché molti dicono: ah, prova a entrare nel box. No, io gli apro la porta e quello a me non mi pensa proprio, quello esce e scappa. Lo so che fa ridere. Lo so che fa ridere. 9 volte su 10 cani che abbaiano, questo tipo di cani che abbaiano dietro una recinzione, lo fanno perché in cevolo non sta. Sono prigionati, sono nel loro modo di pensare, sono imprigionati dentro una recinzione. Quindi parlare di sfida tra pastore maremmano abruzzese e pastore dell'Asia centrale, che è una sfida che mi hanno chiesto in tantissime persone, in realtà è una non sfida. So che a molti questo video, perché qui l'asticella l'abbiamo alzata di tanto, no? Dici, la differenza tra entrare dentro una casa o far uscire il cane. Pastore maremmano, fatte rarissime eccezioni che hanno questa cosa di libertà che ho descritto anche nel video, posto poi che se cambiano le informazioni, cambiano gli elementi, cambiano di conseguenza le opinioni. Determinati cani, quello che noi vogliamo far passare o vogliamo far credere come un abbaio, no, quelli abbaiano perché gli rode il culo che stanno chiusi dentro una recinzione e non ci vuole sta. È un cane abituato alla steppa, dentro una recinzione non ci vuole sta. Fine. Non abbaia perché sta a fa la guardia. Tu vuoi interpretarlo come quello. Ma un cane da guardia è un Rottweiler. Un cane da guardia è un Doberman. Un cane da guardia è in questo caso anche il pastore maremmano. Quello non è un cane da guardia, quello è un cane che soffre perché non dovrebbe stare dentro la recinzione. Glielo del culo, ringhia, abbaia, ma se tu apri 9 volte su 10, se tu apri il cancelletto di casa tua, quello 9 volte su 10 se ne va. Poi dopo torna, ma non è quello. Non è quello. Posso considerare un cane da guardia un cane che se mando un ragazzino davanti a un cancello con la moto, apre il cancello, il cane scappa o comunque va via e intanto le persone hanno il tempo di entrare dentro casa? No. Non posso. Sì, posso venderlo. Qualcuno ci cadrà nella trappola. Qualcuno cadrà nella trappola. Ma io lo so che sto vendendo una cosa diversa, che sto dicendo una cosa diversa. Il pastore maremmano, è possibile che se tu apri il cancello se ne va? È possibile? È possibile, ma non è detto. Pastore dell'Asia centrale è certo.
che se sta chiuso dentro una casa, io gli apro il cancello, quello se ne va, perché c'era scritto qua, da secoli, c'è scritto che devi camminare. Certi cani, e chi mi conosce seguendo il canale lo sa, come l'Husky, qualche vizietto ce l'ha anche l'Alaskan Malamut, per certi versi diverso, anche i cani giapponesi, ma lì è diverso, ce l'hanno. Quindi far scambiare una frustrazione come un atteggiamento di cane da guardia è disincentivare allo studio le persone che si avvicinano alla cinofilia, altrimenti non esisterebbero i cani da guardia utilità e difesa, guardia e difesa, no, non esisterebbero. Dice, vabbè, quello è un cane da pastore, può fare la guardia, sì, la può fare, ma attenzione, però bisogna vedere se entri con ombrello, se se ne va, glielo apri di scatto, se resta, bisogna vedere se lui abbaia perché vuole abbaiare. E in questo senso, tornando alla sfida, il pastore mare in mano, se apre il cancello, possibile che se ne va. Ma non nella percentuale del pastore dell'Asia centrale. È possibile che ti punta tiene addosso. Perché ce l'ha, è coltivato nella difesa del recinto. Per quanto riguarda la salute, sono cani incredibilmente rustici tutti e due. Sono cani che si fanno amare alla lunga. Come sapete, io preferisco il pastore mare in mano. È inutile che sia... Oh, questa non è stata in realtà una sfida, perché per me è una abbreviazione culturale. Raccontare un po' come... Vi ricordate quando a un certo punto andava di moda lo Swatch negli anni 90, no? Una moda è diverso da... Poi dopo alla fine sono tornati altri orologi. Quella era una moda da 50.000 lire che andava così. Ma è una moda. Identificare o far identificare in una moda, in una realtà, è cosa diversa, soprattutto in cinofilia, dove... non puoi farti da solo le associazioni, darti i titoli, non serve a niente, perché poi alla fine non resta niente, non resta veramente niente. Quindi cosa ci portiamo via da questo video? Dal mio punto di vista, che il pastore dell'Asia centrale non è un bel cane? No, è un bellissimo cane. Ma non lo paragonate in nessun modo, nella difesa di una casa, nella vita familiare, con un pastore mare in mano abruzzese. In nessun modo, non c'è storia. Se volete ci metto anche la difesa di una razza italiana. Se volete ci metto anche quello. Difendiamoli i nostri cani, ce li abbiamo. Abbiamo il Bracco, abbiamo il pastore mano abruzzese, il Cirneco dell'Etna, difendiamole, tante altre razze. Difendiamole le razze autoctone, dove per aborigene le abbiamo veramente in casa, testimoniate dal pedigree e non da posti dove ti dicono ma lì i pedigrini li fanno. Ma allora così siamo buoni tutti, così siamo capaci tutti. Quindi... per togliere ai tanti che me l'hanno chiesto, poi potete vederlo nei commenti, me lo chiedevano continuamente questo video. Alla fine l'ho fatto. È un video che io mi scuso anche con chi mi segue abitualmente, che magari lo trova in qualche... sa come la pensa, magari la pensa come me e sa che è un paragone che non c'è. Io non devo smontare il pastore dell'Asia centrale, avrà sicuramente i suoi amanti, però non c'è un termine di paragone, ma non c'è proprio, non esiste proprio la funzionalità del pastore mare in mano, ha veramente pochi simili nel mondo. Se cerco quel tipo di cane, certo
non andiamo a chiedere a questo cane, al pastore Maremmano, di essere addestrabile, ma d'altronde lo chiederemmo a un pastore dell'Asia centrale? No. Andiamo a chiedere a un pastore dell'Asia centrale un brevetto? No. Andiamo a chiedere di andare a fare agility a un pastore di Maremmano? No. Andiamo a chiedere di fare flyball? No. Obedience? No. Non sono queste razze che ti permettono determinate richieste, però sono razze che amano vivere di fuori, all'aperto, tra le due. Di una mi fido molto di più, di un'altra molto di meno, ma molto di meno. Di quello che vedo purtroppo in rete non mi fido per niente. E mi scuso nel momento in cui faccio questo video con gli allevatori seri. Mi scuso e so che mi capiranno, spero che mi capiranno gli allevatori seri di pastori dell'Asia centrale in Italia, che sanno che purtroppo gli è toccata la sorte di sto venditore di pentole, che però purtroppo viva il cielo, viviamo in democrazia, e quindi si può fare, ognuno può diffondere il proprio verbo, non quello reale, non quello figlio di studi, di scienza, di persone che hanno lavorato, no, il proprio verbo e rivendicarlo. Se io sono duro nei confronti di chi usa il collare elettrico, tra l'altro è uscito un articolo molto interessante sul collare elettrico di Ivan Balabanov, che è uno dei più grandi addestratori degli Stati Uniti, che è lui il primo ad ammettere i danni che si stanno facendo col collare elettrico. Però se sono duro da una parte, non posso esserlo dall'altra, non posso non esserlo dall'altra, cioè anche quando vedo certe cose. Purtroppo io credo che le mode e le gare, quando viziate dall'egoismo dell'uomo, facciano dei danni incredibili. Chiedo scusa se con questo video sono uscito un po' dall'ordinario, ma per concludere, pastore Maremmano vince la sfida contro il pastore dell'Asia centrale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale. Se non ti è piaciuto, va bene così. Grazie immenso, infinito, sempre agli abbonati, che un giorno metterò la lista di tutti, perché senza loro tutto questo oggettivamente non sarebbe possibile. Grazie.